Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e bentornati a questa 27esima puntata di Minecraft con Modpack Vault. Bene, sì, sono io, sono vivo e dopo molto tempo ritorniamo a fare questi bellissimi video, almeno bellissimi, per chi mi sta continuando a seguire. Una novità dei prossimi video, e che ci sarà in questa e non più negli altri, è che nei prossimi video non ci sarà più la premessa come questa qui che sto facendo. Quindi non ci saranno più i saluti iniziali, non ci saranno più i vari commenti, e che saranno spostati tutti quanti alla fine, solo perché riguardandomeli un pochettino annoiano abbastanza all'inizio. Quindi ho deciso di spostarli alla fine, quindi non saranno più una premessa ma un dopomessa. Sì, dopomessa con chirichetti e vi dicendo. Vabbè dai, a parte gli scherzi, scherzi a parte, siamo a questa 27esima puntata e costruiremo un nuovo generatore. Sì, ok, avevo detto che la premessa la mettevo alla fine, quindi ve lo dirò alla fine questo aggiornamento. Allora, questo nuovo generatore sarà molto comodo, soprattutto se avremo molti scarti, vegetali o cibo, piantine, via dicendo da buttare, perché attraverso esse si potrà generare dell'energia. Adesso scusate un po' gli incriccamenti, ma come avete visto è da un po' di tempo che non facevo video. Allora, questo generatore è il Bio Generator, come avrete sicuramente immaginato. Sì, dove sto scrivendo? Ok, Bio Oh, cosa ha fatto? Ok, attiviamo il NEI con la O. Ok, non avevo selezionato qui. Ecco, cominciamo già con le gaffe. Allora, Bio, eccolo qua, il Bio Generator. Eccolo qui. Il crafting di questo generatore è veramente semplice. Infatti mi sono chiesto perché non l'avessi craftato prima. Oddio, non lo so. Ok, allora, 2 di redstone, 1 richard alloyed, un altro richard alloy, 2 iron lingotti d'oro e un blocco di steel. Questi due materiali nuovi sono il biofoil, cioè sarà il carburante che farà dare energia a questo generatore. Allora, craftiamolo subito e così almeno vediamo un po' il funzionamento. Allora, vediamo un po', dovrei ricordarmi la memoria perché è abbastanza semplice, ma visti i miei trascorsi sicuramente saprete che io qua ci metterò tipo mezz'ora a craftarlo. Allora, prendiamo tutti i materiali che ci servono. Allora, innanzitutto craftiamo un blocco di steel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ecco il nostro blocco di steel. Poi 2 erice d'alloy. Ok, e poi dobbiamo andare a fare il biofuel. Il biofuel è molto semplice da farlo, ossia abbiamo bisogno del crusher, quello che avevamo costruito in precedenza un po' di tempo fa. Necessario un qualsiasi cosa di vegetale, o anche penso che anche la carne vada bene. No, la carne no. Ok, con questo funziona. Ho deciso di utilizzare i semi, comunque basta che provate, ad esempio con le piantine degli alberi anche funziona. E li blocco subito perché mi servono. Visto che ho molti semi, ho deciso di trasformare i semi in biofuel. Allora, mettiamone, che ne so, 5, 5 o 6, mettiamone 7. Adesso facciamo subito. Mi sposto che fa casino. Ui, la porta. Facciamo subito i 2 che servono per il crafting. E poi nel frattempo che craftiamo, si fanno quelli da utilizzare come combustibile per il generatore. Allora, 2, eccoli qua pronti. Vi dico la verità, mi sembra vomito a me, però vabbè. Allora, mettiamo il biofuel qua di fianco, il blocco dello steel centrale, il richard alloy qui, i 2 di redstone e 2 di ferro. Perfetto, ok, io mi sono ricordato il crafting. Ok, quindi sono tornato dalle vacanze veramente sconvolto, ragazzi, perché per ricordarmi un crafting io significa che sono veramente sconvolto. Allora, insulated cable ce l'abbiamo. Qua sto martello ha finito. Bene, prendiamo questo e poi basta. Scendiamo giù e adesso lo piazziamo un attimo. Lo piazziamo qui, anche perché non ho fatto ancora altre stanze. Vi dico la verità, quando sono tornato dalle vacanze, mi sono trovato un po' spaesato, che mi ero un po' scordato le cose che avevo fatto. Comunque, allora, piazziamo subito 2 cavi, li facciamo entrare dentro l'Energy Cube. Allora,
mettiamo due cavi di distanza, dai, giusto così per dare un po' di spazio. E poi, come al solito, mi piglia per il culo. Bene, e per i fondelli allora. Quindi rompiamolo, vediamo un po'. Eccolo qui, dov'è? Sì, proprio lì. Vabbè, se no, lo rompiamo. Voilà, vediamo un po' se riusciamo a piazzarlo in un'altra maniera. Tipo così. E me lo mette di là. Quindi dobbiamo metterci da quel lato lì. Quindi facciamo una maniera. Cioè, è stato semplice il crafting, ma è difficile per me piazzarlo. Bene, ragazzi. Quindi noi facciamo così. Piazziamo qua. Tac. Così almeno abbiamo l'uscita di qui. Va bene, qua ci mettiamo un cavo non isolato. Facciamo prima. Voilà. Ok, c'è un'uscita soltanto. Convinto, visto che gli altri generatori hanno tante uscite. Cioè, hanno più uscite. Allora. Semplice funzionamento come tutti gli altri generatori. Tasto destro, carburante all'interno, tac, voilà, e comincia a generare. Come vedete, beh, è carico adesso, l'energia la farà sostare in questa batteria, tra virgolette, interna, e sta facendo, allora, questo è il biofuel che scende, questa qua è l'energia che sale, come al solito. Voilà, generatore dico abbastanza utile, soprattutto se si usa in combinazione con l'assembly line, perché si può fare ad esempio che quando ci sono degli scarti, mettendoli sull'assembly line, li butta tutti qua dentro e crea dell'energia. Veramente utile, energia pulita, vabbè, anche se è un gioco, niente, come devo dire, come ripeto, funzionale, mi piace, sapevo una, se avessi saputo dell'esistenza prima, ne avrei fatti un paio. Allora, ragazzi, per quanto riguarda la guida è finita. Adesso, per chi mi segue o per chi mi voglia seguire, volevo dirvi di non aggiornare la volza, almeno la mia scelta è stata di non aggiornare la volza, perché visto quando son rientrato ho visto che c'era un aggiornamento, ho aggiornato la volza e mi sono ritrovato praticamente mezzo mondo perso, cioè no, il mondo, la maggior parte degli oggetti persi, ad esempio, non c'è. Ah, sta prendendo fuoco laggiù, va bene, normale. E, ad esempio, la battery box non c'era, i cavi non c'erano, la rolling machine tanto sudata non c'era, tutta la railcraft non c'era, quindi non c'era il tunnel bore, non c'erano i, non c'era questo tipo di fornace qui, che per qualcuno può essere anche un sollievo, io ripeto, i crate non c'erano. Vabbè, la rolling machine già l'ho detta, il motore non c'era, la fornace era stata spostata. Molti materiali sono stati, li avevo persi, quindi ho deciso di fortunatamente caricare il backup che avevo fatto e di ritornare a questa versione, che adesso non so dirvi qual è perché mi sono perso tra tutte le versioni che si sono girate, e di mantenere questa attuale versione, ossia quella di quando abbiamo cominciato a registrare i video, visto che è molto ben fatta, anche se non si dice, e bene, niente, tengo questa versione. Visto diciamo, diciamo, vigliaccata, possiamo dire, da parte della Volz, che se ne frega abbastanza se un utente deve ricreare il mondo, perché comunque aggiornando il modpack si deve ricreare il mondo, perché proprio si perdono tutti quanti questi oggetti e ne sono stati inseriti degli altri e quindi si necessita della creazione nuova del mondo. Ho deciso sì di giocare alla Volz perché è veramente fantastica e ci avvicineremo sempre più alla creazione dei missili, perché è stata una cosa che mi è stata richiesta molto, quindi andremo alla creazione dei missili senz'altro. E infatti dopo, adesso nelle prossime puntate cominceremo a lanciarci, scusate il gioco di parole, verso questo altro mondo dei missili e delle armi in generale. Ho deciso anche di fare in simbiosi un'altra serie. Ovviamente inizialmente la terremo un po' sotto gamba e poi vedremo un po' come va. Se vi piace il modpack vi farò vedere, continueremo, altrimenti rimarremo tranquillamente sulla Volz come se niente fosse. Ed è il modpack Watypack, Watypack, che è un modpack che abbiamo creato io e Totto il 98 molto tempo fa e ci giocavamo, diciamo, in via privata, non l'avevamo tanto pubblicata. Ora è sul Technic Launcher e alcune persone la stanno testando, sono diciamo soddisfatti. Il nostro principio, il nostro ragionamento è di evitare il più possibile, anzi quasi azzerare, il rischio di inserire mod che praticamente
facciano in modo che l'utente debba cancellare il mondo e ricrearlo, come in questo caso ha fatto la Volts. Quindi i rischi di eliminazione del mondo saranno quasi portati a zero. E niente, e farei questi nuovi video. E niente, poi magari sentirei anche i vostri commenti. Se vi piace, continuerò. Se non vi piace, non continuerò. Però, diciamo, per quanto riguarda la Volts, adesso rimango comunque a fare i video. Se volete discuterne tranquillamente, commentate, ne discuteremo man mano nei video e anche via commenti, perché comunque sono una persona viva, le dita per scrivere ce le ho, non solo per giocare a Minecraft. Volevo salutare, visto che quest'estate ci sono stati tanto dietro, Gianlumina 98, Pivano 99 soprattutto, Totten 98, ecco il mio collaboratore. Mister Cima 70 e il nuovo Luigi Giordano che ci ha chiesto molto di fare un paio di volte di fare i video visto che mi ero fermato. Allora, mi scuso per il dilungamento, vabbè, come si dice. Niente, spero di vedervi nei prossimi video se vi sono piaciuti i precedenti. E se non vi sono piaciuti, non mettete il non mi piace come al solito, ma discutiamone. E ragazzi, da Mr. Taik è tutto e sono ritornato. Ciao a tutti!